rappresentata in maniera più approfondita e verticale. Il centro ricerche del club, che è diretto oggi dal professor Mauro Testa, sta evolvendo diversi aspetti che riguardano gli ambiti della ricerca. E quando ci si muove in questi settori si va a contatto con realtà che sono delle eccellenze a livello mondiale. Tesla oggi rappresenta il non plus ultra di quello che riguarda delle macchine elettriche e qui abbiamo la fortuna, grazie agli amici italiani, di avere questo esemplare unico in Italia di macchina completamente elettrica. Lui ci dirà esattamente quelle che sono le caratteristiche dell'auto, però l'auto elettrica è un simbolo oggi nel nostro modello di vita e di ricerca. Noi cerchiamo di aiutare tutto quello che è la salvaguardia e il benessere dei nostri atleti, lo facciamo anche per quello che è la salvaguardia dei nostri tifosi e del nostro ambiente. Lavorare a favore dell'ambiente è uno dei nostri punti di forza e di ricerca all'interno del centro ricerca, e con loro stiamo facendo proprio questo lavoro per vedere come abbinare la loro conoscenza, la loro eccellenza e portarla all'interno anche di alcuni aspetti di costruzione o di utilizzo di macchinari. Non posso io dirvelo, ci sarà un incontro e una presentazione ufficiale riguardo a questo. Oggi godiamoci questo splendido esemplare che anticipa quello che sarà una berlina, quindi una macchina per le famiglie che metteremo con una collaborazione che abbiamo con Tesla Italia a disposizione dei nostri giocatori, a disposizione di Parma per poterla conoscerla e per poterla utilizzare e per poterla soprattutto apprezzare. Abbiamo capito che è una macchina che non inquina, però ha delle prestazioni che sono da capogiro e che adesso ci spiega Vittorio. Ottimo. Sì, allora la Tesla Roadster Sport è un'auto che è considerata... Io sono il country manager di Tesla Motors in Italia, sì. Come dicevo, la Tesla Roadster è l'unica sportiva elettrica esistente al mondo ed è, fa parte anche di quelle auto elettriche che ha un'autonomia la più elevata che possa esistere su tutta la Terra. Parliamo di 340 km ed è totalmente elettrica, quindi non è ibrida come qualcuno può pensare o ha un serbatoio di scorta, ecco. Quest'auto, come diceva il mio amico Marco, ha delle prestazioni che sono indescrivibili. Abbiamo una coppia di 400, abbiamo 292 cavalli e il bello di quest'auto elettrica è che la coppia è istantanea, quindi ha un'accelerazione che da 0 a 100 ha 3.7 secondi. Velocità massima siamo all'incirca su 210 km/h perché è elettronicamente limitata e fa di quest'auto unica anche perché è possibile controllarla a distanza. I nostri tecnici lavorano in remoto su quest'auto in quanto hanno una scheda GSM come quella di un cellulare dove è possibile appunto fare degli aggiornamenti in tempo reale, quindi questo fa parte anche della manutenzione. In termini di manutenzione l'auto si può dire che si spende davvero pochissimo proprio perché la manutenzione è limitata alle gomme e ai freni. L'auto è costruita interamente in fibra di carbonio e una ricarica avviene da un minimo di 3 ore ad un massimo di 15 ore. A pensare che un pieno elettrico per quest'auto di 340 km viene a costare circa tra i 5 e 6 euro. Quindi davvero un'auto conveniente in tutti i sensi, soprattutto del risparmio che c'è legato ai costi di manutenzione e di consumo del carburante. Il fatto che sia controllabile esternamente, sì. Non so se tipo, non so, un giocatore ce l'ha in dotazione di notte, 5 del mattino per andare in disco, in effetti non riusciamo a fermare dall'esterno. Potrebbe essere, sì, potrebbe essere una buona idea. In effetti sì, lo scopo è di monitorare il powertrain, l'elettronica di controllo, proprio perché se il nostro cliente ha un problema, chiama il tecnico interviene dal suo computer a Milano, mentre il cliente è giù in Sicilia, fa un reset della centralina e a posto, problema risolto. No, sì. Giusto per... La cosa importante, se può essere più per legarla al club, oltre alla bontà dell'auto, è quella che Tesla Italia, grazie a Vittorio e a Roberto, ha scelto, possiamo dirlo, no? Ha scelto il nostro club per come testimonial, per incominciare a comunicare questa macchina, questo modello, questo prototipo, questa innovazione, questa tecnologia in Italia. Vi assicuro, ho visto le foto della macchina della berlina, è veramente una cosa spettacolare. Anche lì le prestazioni saranno elevatissime, i consumi bassissimi, però è una macchina che si può
può avvicinarsi alle esigenze anche delle famiglie. Non conosco i prezzi, assolutamente. Ancora non sono stati rivelati i prezzi, e a momenti, ecco, nel giro di qualche mese. Sarà una rivoluzione. Esattamente. Questa ci fa piacere che le attività del nostro centro ricerche possono creare queste sinergie per loro e per noi. Allora, questa veniva costruita, assemblata a mano in Inghilterra, proprio perché abbiamo fatto una collaborazione con la Lotus, in quanto il telaio usato per questa è della Lotus Elise, leggermente più lungo ed è più largo. Quindi veniva costruita dei felli in Inghilterra. Però tutto partiva dalla California, dove si trova la nostra casa madre, in California. Ma quindi sarà messa a disposizione la vettura sportiva oppure la berlina di cui si parlava? La berlina, parliamo della berlina, in quanto questo è un prodotto limitato, ne abbiamo prodotte solo 2500 in tutto il mondo e ad oggi in Italia, in Europa, ne restano poco più di 20 ancora a disposizione. Quindi questo è stato il prodotto di lancio per poi passare alla berlina. E di berline ne metterete a disposizione una sola? Sì, vedremo un attimo quali sono i piani aziendali, ma l'importante è mettere a disposizione delle auto per il club Parma e a far sì che tutti la possano provare. Per primo Marco Marzi. Certo, mi sembra giusto. Ma il centro ricerca, vogliamo dire qualcosa in più? Non posso dirti niente perché ci sarà una conferenza proprio dedicata e vi daremo delle chicche assolute che sono proprio la qualità e l'innovazione che stiamo portando avanti. Vi posso dire invece qualcosa su Bertone. Il motivo per cui era qua Bertone. Con loro sta nascendo un legame molto forte, un'azienda di design piemontese, come sapete molto bene, che oggi ha la sua massima crescita nel sviluppare il design per le grandi aziende automobilistiche cinesi. Quindi stiamo creando questo forte legame con Bertone per un progetto in Italia esclusivo per il club che non posso oggi svelare. Però in Cina sicuramente saranno i nostri partner per quello che riguarda il progetto Cina. Apro e chiudo una parentesi sulla Cina. Sabato ore 13 collegatevi perché il nostro partner, lo Jiangsu Science di Nanchino, sfiderà Guangzhou di Lippi nel match scudetto. Siamo sotto di 3 punti, siamo stati in testa, prima eravamo dietro, poi siamo andati in testa, l'ultima partita ci ha rivisto dietro. Se vinciamo andiamo a pari punti, ci giochiamo le ultime 2 partite dello scudetto cinese. Mal che vada, il nostro partner cinese arriva secondo e quindi vuol dire che partecipa alla Coppa d'Asia. Quindi c'è tanta Italia nella sfida di sabato e speriamo che i nostri partner abbiano la meglio. E Bertone in tutto ciò è molto attento perché una società di elite come lo Jiangsu potrà dare grande visibilità e risalto a tutte le sinergie che si fanno. Poi con noi direttamente qua ci sono dei discorsi aperti che sono appena iniziati. Tanta carne al fuoco, come si chiama. Bene.